Che video di merda. Esatto, Green, esatto. E prima mi è girata meglio, sono girate le carte. Merge di carte, qualcosa. Ecco che mano di merda, no, mi dà tre attacchi di Donar, cioè due attacchi di Donar e un attacco. Cioè, che cazzo devo fare io? Per forza devo aspettare. Mi si è dato qualche carta di Freire, l'avevo pure fatto. Che mano di merda. Mamma mia, che tristezza. Due carte, proprio giusto giusto. Basta, no? Aiuto, cozzo ne so. Nice. Perlomeno famo subito subito. Uno, due, tre. Vediamoci sta merda. Mano di nudo e merda, ma oramai io ci vivo di reddita con le mani di merda. Da qualche che devo fare? Boh, improvviso? Credo sia la cosa worth da fare, improvvisare. Video di merda. Uno, due. Mi sa che non ce la faccio lo stesso. Purtroppo mi dà solo carte di donor. Madonna. Prova a stare un altro turno, vediamo. Ma oddio! Ah, riguardavo un fottino al HP. Sto a togliere il gouge. Un altro turno, perché da, si può stare là. A massimo un altro turno. Uno. Una validità, giusto per... Ma vedi, la ulti di Mel era molto più forte, qua da pure l'estorsione, vabbè.
Quando me sei fortunato, se volessi, volessi fare una volta primo try tutti e tre i piani, mamma mia. Ma è una gioia sto gioco. Ma no, c'è tardi, mi ha dato questo. Tonar, stalla per noi. A me Tonar comunque può far pelo. Potevo dare l'illusione a Tonar, comunque, non vorrei dire, ma era molto più utile. audio. Chill, chill, chill. Non buttiamo in faccia la verità alle persone, per favore. Oh no, mi ha pushato una mosca, addio. Ah, la goduria, immunità, gara. Non serve un cazzo su di lui, però. Attualmente. Mamma mia, che sbocco di mano. Dai, che faccio qua? Boh, lo prendo in culo. Casereccio. Ah, boh. Profilo. Anzi, Wart! Mamma mia, che mano di merda! Cristo onnipotente! Anzi, mamma, una botta di ultimi, sacra tiro. Però volevo aspettare che mi si togliesse il debuff all'attacco. Vabbè, tiro con tizio. Con tizio rosso qua. Rosso di capelli, goloso di cappelle. Porco Diaz, 4 attacchi mi fa! Tua madre fa 4 attacchi! Porca madosca! Mamma mia, che cazzo di mano di merda! Sbocchevole e dire poco! Debuffa l'attacco. Io un altro turno lo devo stallare. Non ho modi per togliere il taunt del tizio. Vabbè, sì, solita routine. Mamma mia, che sbocco, sincero. Io l'ho detto di aspettare la versione globale. Ma no, giochiamo a quella giappa. Gagaga. Ah, ma ne uso un altro attacco, tanto. Oramai. Sì, sì, ma non mi dà carte per togliere. Per togliere la figa della madre.
Mamma mia, che mano di merda. Ma si baffa pure. Voglio fare danni qua. L'anno prossimo. Boh, gli dirò la ulti a sfregio. Sincero. Non credo, Andrea. Sarebbero usciti insieme già. Bei danni. Oh no. Ma Metonarzi, Cristo santissimo di Dio. Ah, oh, Tonar c'ha la passiva per i lupi. Il problema è che i lupi si fanno Tonar. Buono. Ma no, che posso shottare almeno. A meno che non mi frizzalizza. Lì poi è tutto da ridire. Voglio tanto piangere adesso. Sì, Andrea, quelli sono giochi di merda, lascia sta. La peggiore m'ha dato. A me la tengo, sì, mi rompo il cazzo, sincero. Vediamo se riusciamo. E poi c'ho pure una mano di merda e un complimento. Questa cazzo, ma dammi l'altra. Io non ho parole. Sì, lancio, sì. Figlia di puttana, guarda che appena. Bastarda, questa stasera mi vuole fare nono. Dai, ma che mano di merda. Oddio, porco. Dai, ma che cazzo vuol dire ciò? Ce la faccio un doppio hit. Al pelo, ma ce la faccio. E mo' è rimasto il cagacazzo. Mi dai le carte di... Grazie. Grazie, gioco di merda. Vabbè, facciamo così che io sfrutto Margaret. Vabbè, mo stiamo nel chill. Il problema è che ho beccato la passiva non troppo buona, Devo essere sincero, però... ce la facciamo volere. Mi rompo i coglioni, sta qua, resetta altri 40 anni. Uno, due, tre, quattro. A me che danni. Ma in realtà se riuscite a farvi quel team là che prende, fate pazienza, è una cazzata, con quel team. Togliamo il Gau, già possibili personaggi che fanno danni con le ulti. Avrà capito proprio per...
Dovrebbe shottare? Grazie, caro. Grazie. Ok. Ah, cani onnipotenti. Perché il WWF non se ne viene a prendere? Li deportano. Come un fatidico treno. Ah, c'ha doppia T2 e una T1. Proprio per dire massimizziamo i danni fin dal turno 1. Perfetto, questa là mi sa che è già da reset. Ma ho questa strana sensazione. Ah, via di merda. Sto facendo le giornaline che domani devo svegliarmi alle 6:30. Vabbè, te le fai domani mattina allora. Cogli l'occasione. Ti svegli con Seven. Tanto la maledizione finisce alle 5. Ce la faccio a togliere il gouge? Boh, io preferisco prendermela la ult qua. Tanto se me la tira adesso, me la tira dopo. Prima di adesso c'ho sto full HP. Forse che dopo perdo HP. Ok. Mi posso pure curare. Comunque sto becca l'immunità sempre sul debuff. Il problema è che il debuff all'attacco non ci faccio un cazzo. Vabbè. Però comunque apprezzo l'impegno. Per fortuna che ha splittato i danni. Grazie cane di merda. Mano, a dir poco sbocchevole, mi serviva una carta in più di Freyr, ma va bene. Ci accontentiamo di quello che ci dà il gioco. Tre. Oddio, non credo di shottare, no, infatti. Però gli posso fare danno, sicuramente. Dars che riesco a ulti lascia con Freyr. Comunque una barra e mezza l'ha tolto. Non male. Grazie gioco, grazie, lo apprezzo, lo apprezzo. Non ti preoccupare. 10 euro, non so, 15 euro, poi dipende dal prezzo. Illusione sempre apprezzata. 1, 2, 3, 4. Ma se il turno dopo mi frizza Litz, la Madonna parte, lo dico. Parte proprio spontanea. Che è l'unica che non c'ha 5 gauge. Io credo sia scriptata sta cosa, non vorrei dire. Perché ogni volta che ci sta un personaggio che non ha 5 gauge, frizza sempre quello. Io credo sia scriptato. Voglio almeno sperare e voglio pensare che sia così. La passiva è merda. Aspetta, questa mi debuffa l'attacco. Quindi su cosa non serve a nulla. Oddio, in realtà è OP sta cosa. Perché mi debuffa l'attacco a lui, ma lui si basa sui PS.
problema è che me lo perma-targhetta, non è quello il reale problema. Però è forte come cosa. Però non voglio dire, però forse mi debuffano pure le stats relative all'attacco, non solo all'attacco. Quindi pure danno critico, subita critica, la madre critica. Frizz di Thorar, me ne sbatto altamente i coglioni. Qui avevo l'illusione, qui non c'ho più l'illusione. Oh, mi risetti un'altra illusione. Aia. Immunità e debuff. Ma, zì, cazzo, Wart. Minchia, sto a beccare passive The God. Il problema è che ho una mano di merda. Anzi, dire di merda è sempre un complimento qua, eh. Sincero. Madonna, se il turno dopo mi frizza Litz, altro che partono le madonne qua. Parte tutta la Bibbia. Per fortuna ha fatto la UE, che te devo dire? Cioè, però, Cristo santissimo onnipotente. Ho il lock su coso? Anzi, non mi sta a fare single target. Vabbè, io oramai ho perso la fiducia in Cristo, oramai da una vita. Manco di una carta sua per provare a ulti lasciare. Ma che mano di merda! Almeno c'ho l'immortalità, a darsi che provano a shottarmelo, che ne so. Bravo, fate le single target su di lui. Niente. Non hanno voluto shottarlo. Ce la faccio a shottare? Io che cazzo ne so. Ma se io devo provare a togliere il gouge, vediamo. A massimo reset e tolgo il gouge. Però così mi tolgo pure il... Partendo da urta prima con Donar, vabbè. Nice! La goduria, signori, la goduria. Ah, ma non ce l'avevamo manco la ultima. Vattene a piangere il culo, allora. Sì, però mi serve gouge per ulti rush con Litz, perché io non fidare di sto gioco di merda. Famose. Vabbè, adesso bisogna solo star là. Guarda, ripeto, avere sta passiva con Frail è tipo sbroccata, il fatto che mi debuffa l'attacco. Però mi ha dato il coso per togliere il gouge. Madonna, gioco di merda. La ultima la devo tenere. Oddio, in realtà... Aspetta, la ultima toglieva il... Dirancava le carte? Ah no, era solo il... Ok, era... Niente, scherzavo. Non posso fare così. 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 Tiro a cazzo di cane, sincero. Almeno questa. In realtà io non è che mi fido tanto. Vai, provo a fidarmi. Ma al massimo mi toglie metà vita. È vero che qua non c'ho la riduzione del danno di Mel, quindi non lo so.
Sì, mi dà B. Poi non c'ha manco i debuff, quindi manco a DDC ci ha danno aumentato. Ci sta, ci sta. No, se mi toglie il gauge a Freyro, a coso, Reinhardt, però mi incazzo. Mi serve l'aumento dei danni. Porco! Vabbè, per fortuna c'è il taunt, quindi diciamo che la single target prende solo lui, però che palle! Mi ha dato pure l'aumento delle stazze, eh. Non serve a nulla. Ripeto, avere il taunt su Freyr, su Reinhardt, è tipo la cosa più sbroccata da avere contro sta fase. Visto che poi si può mettere pure il fatto che può doggiare gli attacchi, immunità ai debuff. Forte, forte. Vabbè. Sì, il personaggio si è comportato più che bene. La ulti con livello alto, naturalmente, performa anche meglio. Però tutto sommato non mi è dispiaciuto. Sicuramente la sfiga delle mie carte, le passive, tutt'altro che dire, però